In questo video andiamo ad analizzare 5 francobolli del Lussemburgo rari di valore. Iniziamo con questa serie di francobolli datati anno 1956, dove vengono raffigurate varie immagini e simboli, immagini tipo della flora, oppure dei simboli che hanno fatto parte della storia del Lussemburgo, quindi in questo caso l'entrata nell'Unione Europea, dei volti della Casa Reale e anche lo stemma ufficiale del Lussemburgo. Sono dei pezzi molto colorati, come potrai vedere, di vari valori nominali che vanno da 2, 3, 4, 7 franchi, e questa serie fu emessa solo per l'anno 1956. È una serie molto ricercata nel mondo della filatelia, e se la possiedi interamente allora potrei avere un valore di 115 euro. La seconda serie di francobolli che andiamo ad analizzare è questa qui, si dice sestina, ma in verità sono 5 pezzi dei francobolli del Granduca anno 1895. In questa serie potrai notare, praticamente raffigurano tutti lo stesso volto, che è il volto del Granduca, appunto, di Adolfo di Lussemburgo. Era un Granduca che ha regnato per 15 anni, dal 1890 al 1905, e salì al potere praticamente in età avanzata, a circa 73 anni. E la sua particolarità, il suo aneddoto, che non salì al potere per linea diretta di successione, ma grazie alla legge Salica, che è un codice derivante dagli antichi franchi, che imponeva che nessuna terra poteva essere ereditata da una donna, ma solamente appunto da maschi. Infatti nel 1890 la linea di successione spettava all'unica femmina ereditaria della casa reale. E fu così che per questa legge Salica non salì al potere. Ci fu appunto Adolfo che salì al posto di sua nipote Guglielmina. Sopra il volto potrai notare infatti la scritta Granduca, da partire da sinistra, Granduca di Lussemburgo, lo potrai notare in tutti questi pezzi. In basso ai lati il valore nominale, quindi 1, 2, 4, 5 e 10 centesimi. E oggi questo set vale 135 euro. Andiamo avanti con il terzo francobollo del 1859. Eccolo qua. Raffigura sul centro lo stemma della nazione, che ha origine dal Medioevo, ovvero deriva dallo scudo dell'antico ducato di Limburgo, ovvero questo oggi era un territorio diviso tra Belgio e Paesi Bassi, ed era appunto il ducato di Limburgo. Potrei notare su questo francobollo un leone con una coda, che è una coda forcata. Sopra invece c'è la corona reale. Attorno le scritte abbreviate GD de Luxembourg, ovvero Granduca di Lussemburgo, mentre ai lati il valore nominale da 30 centesimi di franchi. Oggi questo pezzo vale 200 euro.
Un altro pezzo che andiamo ad analizzare è il francobollo emesso dal 1865 al 1875, ovvero per 10 anni. Identico sia nelle immagini rispetto al francobollo che hai appena visto, si differenzia solo sulla stampa. Ovvero in neretto, lo potrai vedere, c'è scritto un franc. Ovvero questo pezzo non valeva più centesimi, ma un franco. Oggi quindi questo francobollo vale 450 euro grazie a questa differenza. La collezione che andiamo ad analizzare per ultimo in questo video è questa qui del 1945 al 1993. Raffigurano sia eventi che personaggi che hanno fatto parte della storia del Lussemburgo. Potrai vedere infatti dei bambini con accanto una famiglia, potrà vedere qui a sinistra una bambina, qui a destra un babbo o una mamma, non si capisce bene, che sorregge un altro bambino. Questa immagine insieme alla famiglia che puoi vedere qui raffigurano praticamente la famiglia, i diritti dell'uomo. Cioè i diritti dell'uomo raffigurano questi primi due pezzi da 10, 8 e 3 franchi. Mentre questo qua blu da 4 franchi e 2 franchi invece rappresentano l'Europa. Ovvero praticamente quando il Lussemburgo è entrato nell'Unione Europea. Se possiedi tutta questa collezione, allora ti ritroverai sotto mano un valore da 750 euro. Ti ringrazio per avermi seguito fino a qua. Il video è finito. Ricordati di iscriverti al canale. E ci sentiamo al prossimo video. Grazie, ciao!